sembra un po' fighetto. Ma questo non è dominante. Ma esatto, Erico, ti va bene qualsiasi cosa, basta che bevi. Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda parte di Troviamo un possibile amante per Erico. Invece Eric Chioba è qui a caso per dare un'opinione di un'italiana doc, un'italiana di Padova. Abbiamo qua adesso una lista che ci porterà il nostro giapponese a caso di 60 ragazzi bellissimi e porta la lista. Porto la lista. Sì, serve il mio dito. Una lista di 60 ragazzi di cui adesso Eric e Ricchioba esprimeranno un giudizio. Iniziamo con Raul Bova. Chi è? Roba? No, no, roba vuol dire asino in giapponese. Ah, ok. Come ti sa? Il colore degli occhi mi piace. Ok. Verde, a me non è mai piaciuto Raul Bova. Non ti è mai piaciuto? No, perché è un po' lesso. Come personalità. È un po' lesso. Vabbè, Erico, però, oh, l'altra volta ne ho scartati 4 su 5, esatto. Già siamo a 1. Vero. Andiamo avanti col secondo. Gira, gira la ruota. Ah, ok, giriamo. Gira. Così. C'è anche Max Rambaldi. Quindi comunque. Luca Argentero. Luca Argentero ha fatto il Grande Fratello 1, credo. Cosa è una roba che fa. Non ti piace? Come mai? Tutto schiacciato. È una specie di mochi. Abbiamo una foto in realtà di Argentero che ha fatto un incidente. Io qua ho preso una bella foto. Guarda che in realtà ho scelto una foto. Secondo me è una bella foto questa. Sì, sì. Ah, è carino. È carino? Però il nostro sembra un Lego. Sembra un Lego. Sembra un Lego. Un Lego. Vabbè, niente, pazienza. Non lo so. Lambo. Ni. Sembra anche basso, non so. È alto. No. Argentero non lo so. Mi è arrivato un messaggio di Leo che dice: allora domani sera. Era Leo, le conosci Leo? Beh, Leo, fa YouTube anche lui, eh. Costantino Vitagliano. Sì, proprio, no. Questo no. Non so chi sia. Capelli tutti schiacciati. Ah, è tutti schiacciati. Ma non è che la risoluzione del mio telefono. Troppo aperto, non mi piace. Troppo aperto. Questo è un Italian Tamarro. Tamarro, Tamarro. Poi abbiamo un nome già più bello. Hello. Kim Ross Stewart. Ok, sì, questo qua, questo qua lo ha scelto Eric Chioba. Sì, perché è anche un intellettuale, ha scritto anche un libro. Beh, anche tu hai scritto il libro, eh. Pensa a te. Quindi Max Rambaldi, quando hai fatto anche noi il libro? Io ho un libro. Più sì che no. Più sì che no? Dai. Vabbè. La Erico dopo gli appuntamenti, più sì che no. Più sì che no. Quindi comunque una chance gliela dai, poi sei simpatico. No, bisogna conoscere il carattere. Lorenzo Crespo. Chi è? Fa vedere. Lorenzo Crespo. Chi è? Un traduttore? Sì, esatto, è quello che dà la voce a Google Translate. Secondo me ha partecipato anche lui al Grande Fratello. A me non piace. No, no. Amico forse si farà. Allora, grosso, simpatico. Fa vedere? Sembra la versione maschile di Monica Bellucci. Esatto, esatto. Monica Bellucci molto bella, Monico Bellucci un po' meno. Alessandro Borghi. Alessandro Borghi. Ah, sì, questo mi piace tantissimo. Sì. Erico? Misterioso. Sì, forse sì. Secondo me è lo spritz che ti sta facendo parlare. Infatti l'ho fatta bere uno. Prima. Riccardo Scamarro. Attore famoso giapponese. Sembra un attore famoso giapponese. Chi? Non mi ricordo il nome. Lilo Cotogno. Chi è? Quello della televisione. Ah sì, non lo so. Scimmia. Scimmia? No. Braccio lunghissimo. Ma ti giuro che non riuscivo a trovare una foto di Milo Cotogno dove si vedesse di faccia. Soprattutto perché hai scelto Milo Cotogno. Non l'ho scelto io, l'ho scelto su Instagram. C'è un video intero in cui lui afferma che è ancora vivo e ne ha le palle piene. Qua gente lo dia per morto, soprattutto perché dicono che è morto di droga. Cosa che non è. Vabbè, andiamo avanti. Roberto Bolle. Sì. Roberto Bolle no? Perché no? Guarda che è super muscoloso, Sì, c'ha un fisico super perfetto. Non mi piace. No, però un muscolo bello, dicono, dalla regia. Sì, ma non si può. È gay. Ma solo? No? È gay. Sebastiano Serafini. Chi è? Chi è? Ciotto Henry. Henry. Questa è la reazione. Ma io non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Misterioso. Guarda che misterioso. Sono arrivate. Chi? Io ho imparato una parola da Erika. Zmi.
così. Ma che stronze. Vabbè, basta. Disiscrivetevi dal canale di Erico subito. Via. Stefano De Martino. No. Chi è? Ballerino che è stato con la Belen Rodriguez. Beh, è bello, sì, scusa. Allora no, allora no. 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 Il prossimo, Albano, così. Così. Ho preso una foto di lui da giovine. E questo è... Lui è da giovane? Abbastanza. Lui nel... Pensa adesso. Ma chi è lui, l'uomo? Che dovete sapere che Harry Cotter ha partecipato ai provini della prova del cuoco. Quindi adesso tutti i cuochi. Provato. Speriamo, dai. Seul Mafia. Ah, quello è lui? Di prima. No. Non sembra lui. Amico va bene. Almeno a me non ha detto amico va bene, quindi... No, perché ti conosce, quindi è già escluso. Anche quello, ok. 15, sì. Gabriel Farlo. Gabriel Garco. Ha scritto Farlo. Vabbè, ha scritto male. Guarda, guarda solo di... Sembra una persona cattiva. Quindi mi piace. Sì? Perché a te ti piace l'uomo cattivo? Ti piace l'uomo un po' dominante, giusto? Sì. Irama. Irama. Sì, sì. Ah no. Cosa? No. Sì. Ma sai chi è? No. Davvero? Quello sì? Oh, ma questo non è dominante. Ma esatto, Erico, ti va bene qualsiasi cosa, basta che bevi, io mi pare di aver capito. Mi piace il colore. Sì, è vero, cioè bello per il feed di Instagram, è fantastico. Come Ari, sì. Piace il colore della foto. È un cantante, curate, penso. Curate le vostre foto Instagram, perché a Erico piacciono i colori delle foto. Esatto. Artistico. Ti piace un sacco. Io non esco in quattro con Irama. Allora, Pippo Baudo. Pippo Baudo. No. Terence Hill. Terence Hill. Sì, 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 Terence Hill, sì. Ma Terence Hill è italiano? Sì. Ah, non sapevo. Ragazzi, quindi se avete il mento a forma di culo, per l'Erico non va bene. Comunque con un attimo di acido ialuronico lo sistemate, quindi ragazzi, non temete. Gaston? Gaston? Gaston, quello della Bella e la Bestia? Ma cosa c'entra? Marco Bocci. Marco Bocci. Molto me l'hanno nominato un sacco di volte. Moro con gli occhi verdi. Ok. Sì. Dai, il prossimo. Leonardo DiCaprio. Non è italiano. Vabbè, però il nome sembrava italiano. Quindi... Vabbè, ho capito. Vabbè. Chirai? Perché? Troppo bello. Non so, sembra. Oggi stava a te. Ma piacciono un po' principini. Sì. Maurizio Merluzzo. Ah! Lo conosci? Non lo so, troppo maccio. Troppo maccio? Carlton Cooper. Sembra una tartaruga ninja. Secondo me va bene per una relazione telefonica. Solo sesso al telefono, bene. Francesco Monte. No. Chi è? No, no, no. Qualcuno. Sembra un tronista di uomini e donne. Esatto, ero sicuro. Concentrato. È concentrato. Vabbè, capisco. Dennis Dosio, troppo giovane. Troppo giovane, ma come fratello sì. Maurizio Costanzo. Care pure. No. Ah. Alberto Angela. Ah, conosco stere. Ah. Hai. Sì, sì. Mi piace come personaggio perché è intelligente. Che l'uomo, cioè, deve fare anche carisma, non può essere solo una foto. Forse sì. Forse sì? Lo conosco perché hai avuto una relazione in passato. Quindi. Lo conosco perché ho visto TV. Sì. Cos'altro hai visto? Robert De Niro. No. Andiamo avanti con quello dopo. Sembra mia cugina anche un po'. Pier Francesco Favino. A me piace, però non tanto di carattere. Cristiano Caccamo? Pure sì! Caccoli. Americano? No, italiano. Italiano? Italiano. Rodrigo Vezuc. No, questo no. No. Jerry Scotti. No. Una foto. Giulio Berruti. Sì, sì. Sì? Sni. Sni. Quindi come stessa reazione che hai avuto a me? Beh dai, sì. Ma, sì. Michele Bravi. Michele Bravi, no. 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 Federico Russo. Erico, attenta a cosa rispondi, attenta. Non lo so, non si sa mai, coi tempi che corrono. Oh, è bello, bello. Sì? Carino. Marco Togni. Ma anche l'altra volta c'era Marco Togni. Marco Togni è molto quotato. Oh, questa foto sembra più... ho preso una foto di lui da giovine, perché ho preso tutto foto top.
Marco Togni da giovane, sì? No. No. Meglio adesso. Andiamo avanti. Nino Banfi. Ma quanti siamo? Nino Banfi, anche bella foto, hai visto che foto che ho scelto? NCS. Francesco Totti. Sì. Dai. Erico, non mi deludere. Se mi porta a cena, sì. Sì, ma te chiunque se ti porta a cena, sì. Porta. Checco Zalone. Checco Zalone. No, simpatico, ma no. 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 Adinolfi. No. Mariano Di Vaio. Chi è? Un influencer. No. Quindi sì o no? Erico sì? No, cos'è? C'è troppo capoitica. Ma è bello perché quando lei dice troppo cacco, è troppo figo, vuol dire che gli fa cagare. Cioè, devi essere più sincera. No, non dire è troppo per lei. No, troppo cacco non mi piace perché lui sicuramente va con l'altra. Brava. Ah, ok. E tu invece vuoi uno fedele. Ok. Ciccio Gamer 89. Ah, consiglio a Ciccio Gamer, bisogna cambiare i capelli. Però devo dire che è molto migliorato. Gianni Morandi. Sì. Matteo Martari. Sì, è anche di Verona lui. Ah, è di Verona. Lasciamo qua il contatto di Eri Chioba. Comunque è di Verona. È di Verona. Lei è veneta, tu sei di Verona. Andrea Damante. No. Sì. Ecco, oh, poi simpatico. Alex Belli. Ah, poi che anche questo è troppo bello. Questo sembra il mio commercialista comunque. Ti presento anche quello. Sì, ma troppo piccolo. Erico? No. No? Perché? L'altro bambino sì, questo no. No, questo non mi piace. Foto. No. No. Ok, però il padre sì. Ti ricordi? Lui è il figlio di quell'intellettuale. Ah. Claudio Marchisio. Marchisio. Calcio? Sì, ma sembra un po' fighetto. No. Perché? Non mi piace qua. Non ti piace qua. Andrea Dai Corso. Non so chi è, ma no. 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 Alessandro Preziosi. Sì. L'ho incontrato anche. Okay. Sì, sì, alla festa di Omega. Madonna. Sì. No? Lino Guanciale. No. 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 Malgioglio. No. Ovviamente. No? Erico, no? Ovvio. Ranierio Monaco di Lazio. Assolutamente sì. Amico va bene. Amico va bene. Andrea Cocco Hirai. Sì, quando sembrava un po' orientale. Ma lui è un po', lui è metà orientale. Dam trattina basso a modo. Ah, questo è uno che mi ha scritto su Instagram io. Ah, si è autoproposto. No. Ha 12 anni, ragazzi. Studia. Studia, quindi CBCR. Cresci bene che poi ripasso. Come amico? Per una cena? Ci siamo in tanti. Ci siamo in tanti. Che bruttissima questa cosa. Il modo adorabile di tirare un calcio nelle palle. Neck, che cantava la famosa canzone Laura non c'è. Laura non c'è. È sposato con la sua migliore amica della scuola, anche no, noia. Fedez l'ho messo io per arrivare a 60. No? Fedez, cioè solo l'aspetto mi fa paura. Però se guardi poi il conto in banca. Alessandro Cattelani. È molto simpatico, ma no, per il naso. Naso. Cos'ha il naso? Cos'ha il naso? Bello, però calciatori di solito tutti sono fidanzati con veline. Modelle, super modelle sexy. No, Erico la sa lunga. Erico è brava. Non sa da tanto fedele. Ok. No, immagine, non so com'è. Ok, finiamo con il giapponese a caso. Che piccolino anche lui. Carino, carino. Sì. A caso che... Ma che è una buona idea. Va bene, e si conclude così la classifica. Devo dire, risultato molto più positivo. Vero. Dici che era merito dello spritz o no? Ah, un po' mix, dai. Anche la scelta. Ok, bene. Te qual era il tuo preferito di tutti? A me piace molto quello di Verona. Scrivimi. Mi raccomando, scrivile. E vabbè, se volete seguire Richioba andate sul suo canale. Se volete scriverle in privato, lei è single, mi raccomando. Erico un po' meno. Comunque non si sa mai, voi fatevi avanti che di questi tempi si vede. Quante ne dici? Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Va bene il finale così. Perfetto.